Gin Day 2022, Francesco Pirineo, qui dove siamo? In una spiaggia con Compagnia dei Caraibi? Ciao Marco, ciao a tutti. Sì, siamo nella spiaggia di Compagnia dei Caraibi e nello specifico nella spiaggia di Citadel Gin. Quante novità? Avete pubblicato il catalogo nuovo in questi giorni? Il gin è ancora uno dei vostri best seller? Il gin è un trend, secondo me, in continua crescita, ancora non si è fermato. Quest'anno, anzi questa settimana, siamo usciti con il nuovo catalogo e sul nuovo catalogo, quindi quello 2022-23, ci sono le nostre novità. Ovviamente al Gin Day, decimo anno, decima edizione, non potevamo mancare e non potevamo mancare con le novità che abbiamo inserito nel nostro catalogo. Tra tutte, molto semplicemente, abbiamo Death Door, Bosque Gin, Saigon Baigur, Etika Spirits e Stranger and Son. Oltre ai nostri best seller con cui anche continuiamo ad essere presenti al Gin Day, che sono Citadel Gin, come vedete alle mie spalle, Canaima ed Elephant Gin. Continuiamo il nostro lavoro e il gin per me è ancora un trend abbastanza forte e presente, quindi la gente chiede ancora il gin e chiede ancora di bere gin tonic, ma soprattutto chiede bere un gin di qualità, non solo un prodotto improvvisato, ma un prodotto studiato con persone alle spalle, non solo di un brand, ma proprio di un liquido. Nel vostro catalogo, a livello percentuale, quanto pesa il gin? Nel nostro catalogo, più che dirti che percentuale pesa il gin, noi siamo stati sempre un'azienda che ha puntato sin dall'inizio su un prodotto come il gin e sulla categoria gin. Quindi prima che il mercato cominciasse ad avere questo forte trend, noi ci avevamo già creduto. Quindi attualmente noi abbiamo un range molto importante all'interno del catalogo che riguarda i gin. Quindi andiamo a vedere il vostro catalogo e buon Gin Day, alla prossima quindi. Alla prossima e andatevelo a vedere, siamo usciti da pochi giorni, quindi quale occasione migliore.